Cilento. Un saluto cordialissimo e un ringraziamento a Maria Elena Boschi che è qui con noi a testimoniare un'attenzione del governo e sua personale per i nostri territori, per una delle aree più belle della regione Campania e del Sud. Un saluto al sindaco di Castellabate, a Tommaso Pellegrino, a tutti i colleghi sindaci che vedo qui schierati in prima linea, ai nuovi eletti. E soprattutto ai tanti cittadini, alle tante donne e uomini del Cilento che sono qui con la loro genuinità, la loro passione, la loro semplicità. Grazie a tutti perché è veramente una bella serata nella quale si concretizza un intervento di grande qualità e di grande valore. Avete ascoltato prima le belle cose, i progetti che possono ruotare intorno a questa villa Matarazzo. È un evento che carica un po' di tanti significati simbolici. Matarazzo era un emigrante di queste terre, che ha mantenuto con la sua famiglia il legame, le radici con il Cilento, ed è una storia antica per noi. In quasi ogni nostra famiglia c'è qualcuno che è emigrato qualche decennio fa. Una storia antica ma moderna. Adesso emigrano tanti nostri figli, tanti giovani, ragazze e ragazzi, laureati, diplomati che non riescono a trovare lavoro. È quella di tanti decenni fa una storia che vorremmo interrompere, la storia di chi è costretto per vivere, per trovare un lavoro, ad andare fuori dalle proprie terre. Dobbiamo mettercela tutta. Alla fine il centro, il cuore del nostro programma come regione, come comunità locali, credo debba essere uno soltanto, il lavoro. Il lavoro. Il lavoro. L'obiettivo è uno, il lavoro. Ora capiamoci bene, noi abbiamo nelle mani un territorio benedetto da Dio, abbiamo una fascia costiera fra le più belle del mondo, abbiamo nella nostra provincia, credo, la fascia costiera, dico Maria Elena Boschi, non dico per tifoseria, ma credo sinceramente che sia difficile immaginare una costa così bella. Io a volte la ripercorro mentalmente, provate a immaginare Positano, Furore, Ravello, Praiano, Amalfi, Vietri e poi a scendere giù, Agropoli, Pestum, Capaccio Pestum e poi a scendere giù. Castellabate, i luoghi meravigliosi con il mare più bello d'Italia, e poi Palinuro, Camerota, Sapri. A mia conoscenza non c'è una costa ricca di tante perle, di tante bellezze. No, ora, il nostro problema è questo: come trasformiamo questa bellezza straordinaria in economia, in lavoro? E qui dobbiamo sapere che dobbiamo fare tutti quanti un salto di qualità. Dobbiamo crescere di più, perché non siamo ancora all'altezza di un progetto turistico moderno. Allora cosa pensiamo di fare? Premesso ovviamente che la Regione vi sarà vicino con tutti gli investimenti necessari per far decollare un'economia vera, strutturata anche in questa zona. A cominciare dal parco, noi dobbiamo lavorare per avere un piano paesaggistico e una normativa sulla gestione dei parchi che sia moderna. La mummificazione del territorio è l'esatto contrario della tutela dell'ambiente. Abbiamo a volte territori meravigliosi nei quali non ci sono i soldi neanche per fare le manutenzioni ordinarie. Abbiamo una legge paesaggistica e urbanistica che impedisce in un parco di realizzare perfino un capanno in legno per il governo degli attrezzi agricoli. In queste condizioni non sviluppiamo i parchi. Abbiamo parchi nei quali, anche nelle fasce pedemontane, non è possibile installare piccole attività produttive di cooperative di giovani per lavorare i prodotti del sottobosco, i prodotti della cacciagione. Questo veramente è un delitto. Non c'è la possibilità di fare un bed and breakfast anche sulla base di normative urbanistiche, paesaggistiche rigorose. Ma insomma, la prima cosa che dobbiamo fare è questa: legare la bellezza dei luoghi con un minimo di dinamismo economico, con l'opportunità di creare lavoro per decine e decine di giovani, anche qualificati. Questo è un primo impegno che dobbiamo assumere e lo faremo anche nei prossimi mesi.